Core Stability e Sport sono un connubio imprescindibile. Ma come facciamo a capire quando dobbiamo allenarlo in maniera più massiva e importante per far cambiare drasticamente la qualità e la gestione dei gesti dei nostri atleti? Ti mostro qualche cosa sui miei video. Partiamo da quello che è il mio sport, da pallavolo. Guarda queste traslocazioni laterali. E cerchiamo di capire in maniera più approfondita se possono esserci delle situazioni interessanti da poter analizzare. Guardate questo caso. Il punto non è quanto tu atterri, ma la gestione della fase di volo. Vedete come ci sia un'unica linea che passi perfettamente dal centro del capo e si proietti in mezzo ai piedi. La lateralità è assolutamente importante perché ci possono essere delle variazioni di rilievo. Guardate qui cosa succede. Vedete come nella fase di volo l'atleta si scomponga e assuma una condizione che non sia come quella precedente, no? Ve la ricordate? Una riga perfetta. Questo è un deficit di centro. Bisogna porre poi anche l'attenzione su quelle che possono essere, diciamo, i compensi portati dall'atleta stesso per gestire una situazione che è, diciamo, infelice. Guardate questo. La divaricata dei piedi è un chiaro esempio per gestire l'instabilità del gesto stesso, che poi di fatto però non permette un'efficacia buona dell'esecuzione. Cambiamo sport. Calciatori. Questo è un semplice testanavetta su 15 metri. Il cambio di direzione prevede di dover passare oltre la riga e ripartire. Avete visto già in questa fase in cui l'atleta arriva in frenata, perde aderenza e scivola lateralmente. Ovviamente questa è una condizione peggiorativa per il cambio di direzione di per sé. Guardiamo quest'altro soggetto. Ingresso probabilmente meno aggressivo, però indubbiamente gestito tecnicamente meglio. Ora vi mostro il paragone tra i due ragazzi che hanno performato il test e vediamo subito come c'è una condizione che è quella ideale, con una linea perfetta, nonostante l'asse ovviamente è inclinato, però la linea è rigida e dritta, mentre ovviamente dall'altra parte rappresentiamo una linea più curva. Gestione su una superficie più instabile, per esempio la sabbia. Però guardate, il centro tiene perfettamente, le spalle non passano mai oltre la base d'appoggio dei piedi e il cambio di direzione è assolutamente efficiente. Ancora un altro esempio, vi chiedo scusa per le immagini, ma queste sono abbastanza datate. Tennista, alto livello, parliamo del numero 200 del mondo. Cambio di direzione su distanze brevi, direi buono, senza grossi problemi, diciamo, nella gestione del centro. Ma vediamo cosa succede quando deve fare uno sprint avanti. Qui il compito era: parti con uno sprint più rapido che puoi e ti arresti perfettamente sulla linea bianca, cioè tra i due conetti bianchi, via. Vedete quando arriva l'ingresso, la velocità non riesce a gestire con l'inclinazione del busto, per decelerare. E ovviamente scivola per avanti. Questo può essere una dimostranza di deficit di catena posteriore. Così come anche in questo caso vedete un libero di serie A che fa un'inversione a 6 metri con la gestione di un altro libero che a sua volta gestisce in maniera peggiore lo stesso tipo di stimolo. Quelli che hai visto sono dei video che ho raccolto in 15 anni di carriera, dove la tecnologia non ci sosteneva come avviene al giorno d'oggi. Avevo una telecamera che poteva fare dei video ad alta velocità e vedi anche che il prodotto in certi casi è decisamente scadente sotto il profilo tecnico, ma è sufficiente per poter fare, anche se in maniera estremamente laboriosa al tempo, una videoanalisi a posteriori. Oggi come oggi, col telefonino fai una ripresa in slow motion e con delle applicazioni anche gratuite, ad esempio Kinovea, Technique,
ti lascio qualcosa in descrizione. Io non ho alcun rapporto commerciale con queste applicazioni. Se anzi tu utilizzi qualcos'altro per far videoanalisi, un'altra applicazione, un altro programma per far videoanalisi, per favore segnalamelo in un commento, perché mi interessa per migliorare la qualità del mio lavoro. Al giorno d'oggi, praticamente in tempo reale, puoi vedere quella che è l'esigenza, puoi vedere quella che è il deficit del tuo atleta, del tuo assistito, e poter direttamente intervenire. La cosa importante oggi non è tanto rilevare il dato, ma sapere dove guardare per poter intervenire in maniera precisa e puntuale, per poter far sì che la sua prestazione salga di livello praticamente immediatamente. O comunque possa tu iniziare immediatamente a intervenire per colmare questo gap. Va bene? Ci vediamo alla prossima. Ciao.